alla russa e ai ragazzi che hanno scelto di passare questo pomeriggio con noi, che è un po' un prototipo di brainstorming che vogliamo promuovere per un atelier di intelligenza collettiva, una struttura di protesto. Nel senso che precede il testo, il documento, la forma finale e conclusiva di un processo. E quindi sono particolarmente contenta che tutti questi giovani abbiano concesso il loro tempo a noi. Possiamo definirla come un modello di brainstorm innovativo che coinvolge più gruppi di persone, tra i quali vengono suddivisi degli obiettivi. È un modo di brainstorming. Tutti conoscono che i brainstorming ci sono strategie che funzionano e altre meno. Diciamo che l'atelier ha una struttura che serve a dare una forma ed a dare un impegno individuale a tutti i membri dell'atelier. Perché fondamentalmente l'intelligenza cognitiva è questo di moltiplicare l'intelligenza per l'intelligenza invece di contare solo su un gruppo, su un modo di decisione che è ierarchico. Gli atelier di intelligenza connettiva sono stati creati da Derry De Kerckhove a seguito della sua elaborazione della teoria dell'intelligenza connettiva, con la quale ha proposto una visione del tutto nuova dei processi cognitivi e di apprendimento nella comunicazione mediata dal digitale e dal web. E l'idea è di creare questa possibilità a ciascuno di voi di condividere opinioni, interessi, conoscenza sulle domande in particolare che vogliamo abbordare e condividere da gruppo a gruppo anche alcuni elementi di soluzione. Il processo si divide in tre fasi. Nella prima vengono presentate le tematiche di discussione. I relatori sono un numero variabile a seconda del livello di specializzazione richiesto. Allora, tutto dipende del contesto, della durata, della gente che sono presenti, delle competenze a disposizione, degli esperti che parlano, del tempo che tu metti e come organizzare le cose. Nella seconda fase si organizzano gli atelier. Non so se dobbiamo fare ridoppiare le tematiche e fare due minuti su ciascuno dei temi o semplicemente lasciare le cose come sono con 15 persone, non lo so. Suddividendo i gruppi. Si fanno i gruppi in due modi, o simpatia mutuale, vuol dire che il gruppo si costituisce a partire dall'incipiente, nel senso che è già in presenza, o il gruppo si fa sulle domande del momento, lo si fa sulla tematica scelta. Gruppo di interesse invece di gruppo di conoscenza, organizzandoli con le figure chiave per il funzionamento. Adesso che siamo tutti connessi sulla rete e che abbiamo accesso a questa enorme quantità di informazioni sulla rete, che serve? Serve di avere più persone che tra di loro, benché ignoranti, benché incompetenti, hanno ciascuno la sua configurazione che permette di arrivare per associazione a un apporto, a un contributo individuale. E assegnando gli obiettivi finali. E questa è la proposta, è di dare a ciascuno un sentimento di responsabilità verso il lavoro di gruppo. L'obiettivo è essendo di rispondere a una domanda iniziale con una presentazione, raccomandazione, progettuali, strategie di impresa, forma di corso da dare all'università, cioè una quantità inesauribile, diciamo, di possibilità. Ogni atelier è composta da 6 fino a un massimo di 10 persone, che ne condividono la responsabilità e i ruoli, mentre gli altri sono semplici uditori. Nella terza fase vengono presentate le elaborazioni. In genere, all'interno di ciascun atelier vengono elaborate proposte presentate sui supporti digitali o cartacei. In ogni gruppo ci sono una serie di figure che svolgono dei compiti precisi e coordinati. Dentro i gruppi ci sono responsabilità, perché se non ci sono responsabilità, alcuni fanno qualcosa e altri non fanno niente o
nessuno sa che devo fare. È chiaro che devi... Il coordinatore ha la responsabilità di far funzionare il lavoro nel modo corretto. Coordina e organizza i membri dell'atelier e invia i connettori negli altri gruppi per seguire quello che lì viene elaborato e per sincronizzarsi. Deve avere una persona che è capace di seguire il processo e essere coordinatore, che non vuol dire proprietario del gruppo, chiaramente. Coordinatore, che organizza anche le riunioni o si assicura che il wiki funziona, o che voi siete sul proprio forum, allora chi fa, o anche fare Skype, o anche trovarvi nel caffè. Tutto questo per vedere dove va il progetto e che è seguito. Il produttore è incaricato dell'output finale. Questo può essere una presentazione o una breve relazione su carta, su lavagna o su qualsiasi altro supporto disponibile e preferito. È sua la responsabilità di assicurare che tutto sia pronto per il presentatore. C'è assolutamente bisogno di un'equipe, di un gruppo di produzione. Produzione che vuol dire? Vuol dire che quando hanno trovato le varie cose da inserire dentro una dichiarazione, dentro una... Il ricercatore ha accesso alla rete e cerca tutto quanto possa essere utile per gli obiettivi fissati. Nei gruppi con più di 6 persone possono essercene 2 o più. Produttore o una produttrice che fa la cosa con l'aiuto dei ricercatori, e questi possono essere qualche numero, ciascuno ricercando una zona particolare del problema. Il connettore prende nota di quanto si sta elaborando negli altri gruppi e riporta le informazioni. Negli atelier più numerosi ce ne possono essere più di uno. In ciascuno dei gruppi, durante il processo del lavoro, connesse con altri gruppi e fa una raccolta delle cose che possono servire nella sua dimensione. Vuol dire che l'arricchimento della discussione che porta sulla tematica particolare di ciascuno gruppo è capace di essere condivisa con gli altri gruppi. E questa crea la convergenza di intelligenza collettiva proprio. Questa dà la possibilità anche di, come dire, contare sulla partecipazione di ciascuno gruppo a un progetto veramente comune. L'implementatore ha il compito di fare leva sulla concretezza per i progetti immaginati del gruppo. Prova a capire subito se si possono realizzare, con chi, dove e quando. Infine il presentatore è colui il quale presenta le conclusioni del lavoro al pubblico. La presentazione è sintetica e non deve superare i 5 minuti. L'output di questo qual è l'output aspettativo? Bella domanda, assolutamente pertinente. Che vogliamo fare con questo? Vogliamo presentare le conclusioni del rapporto, della ricerca, che possono essere 5 slide e un PowerPoint. Ciascuno di gruppo, non più 5 slide, perché così abbiamo tempo di fare presentare le 4 gruppi. Gli atelier di intelligenza collettiva sono anche un modello perfetto per inserire la cultura digitale nelle aziende e nelle organizzazioni e per innescare un processo di cooperazione tra i soggetti che devono lavorare insieme. Atelier possono essere fulguranti, dico 3 ore basta, con 25 persone, gruppi di 5, 6, 7 persone, possono prendere una settimana, dipendente dall'impegno e del peso, diciamo, della richiesta.